parte un nuovo anno di economia, un corso molto particolare, fra l'altro che prevede molte lezioni direttamente in lingua inglese. Sì, parte il nuovo anno accademico, queste sono le matricole dell'anno 2019-2020. Sostanzialmente abbiamo più di 270 studenti, abbiamo chiuso le nostre immatricolazioni già da luglio, quindi un risultato particolarmente soddisfacente. Ora l'articolazione delle lezioni effettivamente prevede che questi ragazzi siano divisi in due grandi gruppi in base alle loro scelte. Alcuni di loro hanno scelto già dall'inizio una impostazione di tipo internazionale, quindi studieranno International Management in modo particolare, quindi avranno una serie di insegnamenti erogati in lingua inglese. Questo consente anche di poter inserire nelle aule studenti stranieri che sono iscritti da noi in scambio. Un altro gruppo invece seguirà un profilo più tradizionale di base, che è comunque estremamente utile per formare, diciamo, quelle conoscenze, quelle competenze iniziali e per capire anche meglio che cosa davvero piace, che cosa dà soddisfazione. Nei corsi previsti c'è anche quello di teologia, ma com'è l'approccio, diciamo, degli studenti a questo corso? Beh, naturalmente variegato, perché abbiamo tutti gli studenti di tutte le provenienze. Devo dire che anche per me è stata una sorpresa, c'è un interesse sempre crescente, anche e forse soprattutto da parte di chi viene da regioni lontane del mondo o da chi riprende così la domanda su Dio, anche a partire da altre fedi, altre esperienze religiose. E quindi è una grandissima opportunità in effetti, perché mette in condivisione tante domande, tante attese e anche tante sorprese, sì. Primo giorno di università, sei di Piacenza, arrivi da altre province? No, io sono di Oriolitta, che è in provincia di Lodi, e appunto questo qua è il mio primo giorno che vengo qui, e oggi è Welcome Day e frequenterò appunto la facoltà di economia, in più particolare International Management, che sarebbe una doppia laurea in inglese e in italiano. Da dove arrivi? Da Romagnosi. Quindi piacentina? Sì. Ecco, ma come mai hai scelto questa università e soprattutto questo corso di laurea? Perché alla fine economia è sempre stato un indirizzo molto molto ricercato, e sia a livello lavorativo che di formazione potrebbe essere comunque un obiettivo da raggiungere in un domani. E insomma, lavorare in un ambito economico sarebbe comunque una grandissima opportunità. Da dove arrivi e come mai hai scelto questa università e questo corso di laurea? Arrivo da Parma e ho scelto questa università perché l'economia, insomma, mi piace. E ho scelto di venire qua a Piacenza perché secondo me è buona come università e ci si può trovare bene. Ma è un corso quasi tutto in inglese, tu sei brava in inglese. Me la cavo, speriamo di andare bene. Arrivo da Lodi e l'ho scelto perché vorrei diventare un'imprenditrice. Allora, io sono di Verona e ho scelto l'Università Cattolica per diversi motivi, tra cui la grande possibilità di sbocchi professionali dopo la laurea. Mi sono impressionata ai Welcome Days, quando hanno presentato i corsi, e il mio sogno è diventare un manager, e quindi penso sia il corso adatto a me per questo motivo. Non sai che c'è anche un corso di teologia, come l'affronterai? Non ho mai studiato teologia, però mi metterò in gioco e studierò anche quello. Da dove vieni? Da Parma. Come mai hai scelto questo corso e questa università? Perché ho trovato l'opportunità di un corso quasi completamente in inglese, che è in International Management, ed è una facoltà che non ho trovato in nessun'altra università, soprattutto vicina a casa. Infatti non mi sono trasferita a Piacenza, ma faccio avanti indietro da Parma, e l'ho trovato interessante.